È stato un bel match tra San Biase e Vigor Lamezia, forse è un po' recrimine un po' sul risultato, visto la ghiotta occasione che è mancata per il San Biase con il rigore fallito al 90°. Sì, è stata una bella partita, condizionata forse un po' troppo dal vento. Oggi non si capiva bene quale direzione seguiva. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio il primo tempo, sbloccarla quasi subito. Poi abbiamo saputo soffrire e avere le occasioni per raddoppiare. Abbiamo avuto un paio di occasioni colpendo anche un palo il primo tempo. Sì, poi purtroppo. Secondo tempo siamo entrati un pochettino titubanti, però nonostante ciò la squadra comunque è rimasta sempre viva e sempre compatta in campo. Dopo aver subito il gol del pareggio abbiamo provate tutte per vincere, diciamo che oggi la dea bendata non è stata a nostro favore, però va bene lo stesso. Con lo Scalea avevamo elogiato Ciccio Umbaca per la realizzazione della doppietta sul rigore, quindi oggi non si possono sicuramente buttare la croce addosso a Ciccio. Poi non dimentichiamo che nel secondo tempo abbiamo colpito anche una traversa clamorosa con Michel Vitale. Sicuramente non dobbiamo fare appiglio comunque al concetto di fortuna e sfortuna, perché sono dei discorsi che poi lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo fare sicuramente qualcosina in più e migliore di quello che abbiamo fatto. Al cospetto comunque di una squadra che abbiamo rispettato e che ha dimostrato la propria forza. Mister, allora, analizzando questa classifica, incredibilmente un sersale primo a 7 punti, insomma, domenica andate a sersale, è una partita difficilissima, credo, perché oramai, voglio dire, sulla scorta di questi risultati, penso che, voglio dire, sarà veramente Impegnativa. Io impegnativa, ecco. ripeto sempre le stesse cose, non mi meraviglio di questo primo posto del Sersale perché ripeto sempre le stesse cose purtroppo. Chi si è iscritto in questo mini torneo lo ha fatto con la voglia di vincere il campionato, nessuno si è iscritto tanto per. Il Sersale se si è iscritto è perché ha le carte in regola per accedere al campionato superiore. Noi sicuramente non ci tireremo indietro, mai e poi mai, perché deve essere un monito continuo quello della ricerca della vittoria e soprattutto della prestazione. Andremo a Sersale consapevoli di affrontare una squadra che è prima in classifica, ma la stessa cosa sarà quando affronteremo la Palmese, il Soriano o la Reggio Emet. Questo mini torneo si concentra tutto in 7 partite, più le 3 poi per le fasi finali. Il margine d'errore è sempre ridotto al minimo, quindi dobbiamo rimetterci in carreggiata già da martedì con stessa tranquillità solita e con la quale prepariamo la partita, consapevoli di dover andare a fare il risultato. È una la Vigor che si aspettava questa Vigor o una squadra diversa? Ma conoscevamo poco della squadra avversaria, una squadra comunque che annovera tra le proprie fila calciatori importanti, però esprimere, diciamo, giudizi sulla squadra avversaria non, sicuramente non me lo posso assolutamente permettere. Non la conosciamo la squadra avversaria molto, io mi fido ciecamente della mia e sono sicuro che nonostante, diciamo, questo pareggio potevamo fare anche qualcosina di meglio. Commentiamo la partita, cosa le è sembrato di questa partita? Da presidente voglio ricordare questo, non dimentichiamoci in che contesto stiamo giocando, quindi diciamo che è stata una bellissima giornata di sport, quindi i giocatori in campo hanno combattuto calcisticamente parlando. E naturalmente da presidente del San Biase mi rammarica quel rigore all'ultimo secondo, però il giocatore che è andato sul dischetto è uno dei nostri migliori giocatori, quindi ha la massima fiducia. Io spero che ne tirerà da qui alla fine della carriera altri 1.000 di rigori e che li mette tutti dentro. Quindi Ciccio lo ha abbracciato nello spogliatoio, hanno potuto sbagliare i migliori campioni a livello mondiale, quindi Ciccio è giustificabilissimo. Come giudico questo Sersale primo in classifica? Anche se magari ancora è una cosa preliminare, però io, come diceva prima il mister, l'importante sono i quarti finali, però dico, non è una sorpresa, insomma, 7 punti primo, da solo. No, non penso che ci possano essere sorprese a prescindere di quale squadra in questo momento sia prima.
Voglio ricordare a chi pensava che questo poteva essere un torneo da bar, come qualcuno l'ha descritto, che tutto è tranne un torneo. Questo è un mini campionato agguerrito, che come diceva giustamente il mio mister. Le 8 squadre che hanno partecipato sono squadre totalmente attrezzate, poi con un amalgama in più, un amalgama in meno, anche la Vigor è una signora squadra. E lo stesso dicasi per il Sersale, lo stesso dicasi per tutte le altre 6 squadre. E siamo 8 contendenti al titolo e a quanto pare i risultati di oggi ci fanno capire che tutto si giocherà partita per partita. Sicuramente. L'ultima cosa, allora dico, adesso dovete andare a giocare, se non sbaglio, a Sersale, ho visto domenica, che partita ti aspetta? Se volete, sicuramente il Sambiase andrà per vincere, No, però... ma il Sambiase ha il suo DNA calcistico, anche perché il mister di questa squadra la plasma da diversi anni, quindi non è l'avversario che ci condiziona. E noi abbiamo uno spirito di gioco che è sempre quello, e noi andiamo in qualsiasi campo rispettando al massimo, con la massima umiltà, l'avversario, ma noi siamo il Sambiase e quindi giochiamo per vincere.